Amava i poveri e la semplicità. Della carità e della bontà ha fatto il suo faro. Il Vangelo è stato il suo pane quotidiano, la sua guida da quando ha lasciato tutto per aiutare i bisognosi. Biagio Conte ha vissuto una vita ricca di bellezza, fra tanta tristezza che ha trovato sulla terra. Ha reso bello tutto ciò che ha creato, ha purificato i cuori di chi ha incontrato nel suo cammino. Oggi la cattedrale di Palermo per l'ultimo saluto era zeppa di pellegrini, con una larga rappresentanza di sacerdoti e religiose, di tutte le persone che lo hanno conosciuto e quelle che da sempre lo hanno sostenuto. C'erano anche le autorità, il sindaco Roberto La Galla, il presidente della regione Renato Schifani, c'erano tutti per l'ultimo saluto a fratello Biagio, innamorato di Dio. Col suo carisma ha fatto innamorare gli altri, lo ha ribadito l'arcivescovo Corrado Lorefi durante l'omelia. Quanto è stato importante per me, quanto è stato importante per tutti noi, per ciascuno e ciascuna di noi, per tutta la Chiesa di Palermo, aver incontrato fratel Biagio, così come ce ne siamo accorti più che mai in questi giorni, per tutti coloro che ha raggiunto col suo cammino e col suo sguardo, testimoni semplici e potenti del suo limpido innamoramento del Vangelo, da saper turbare, interrogare, invitare altri all'innamoramento, quasi come fossero letteralmente capaci di spandere un profumo, il profumo di Cristo. L'unica eredità di cui fratel Biagio si è appropriato è stata il dolore e la povertà dei fratelli. E ancora dalle parole dell'arcivescovo che avvicina Biagio Conte alla figura di San Francesco, il santo di maggiore ispirazione per lui. L'eredità che ci lascia è la ricchezza del suo esempio che riscalda il cuore e ci fa sperimentare nel nostro corpo la tua presenza che riempiva il suo corpo, i suoi cammini, il suo respiro, tutta la nostra vita è nelle tue mani. Fratel Biagio lo sapeva e a te si consegnava ponendo in quelle mani tutta la sua fiducia, tutta la sua confidenza, una vita apparentemente di smarrimento e buio che si è rivelata piena, ricca del Vangelo. Era ricco e non aveva niente. Ecco le parole di Corrado Lorefice. La cerimonia si è conclusa con le parole delle nipoti rotte dal pianto e le parole di Don Pino Vitrano, che è stato al fianco di fratello Biagio per 30 anni. Don Vitrano ha detto che la sua spiritualità andava oltre i limiti umani, è stato un testimone di accoglienza, accolto con un amore sconfinato. Fratello Biagio sarà seppellito alla Cittadella del Povero in via Decollati.